Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Ritardi, poca trasparenza nella gestione dell'emergenza coronavirus per quanto riguarda il lavoro e le imprese fanno scattare la protesta. La categoria degli estetisti e dei parrucchieri, insomma, trucco e parrucco arrabbiato scende in piazza. ...108 maggio 2020. Servizio di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Il ritrovo per circa una trentina, ma il movimento è molto più ampio, di rappresentanti delle categorie dei parrucchieri e degli estetisti, non solo della città del Guercino, ma anche volti noti arrivati dalla vicina Pieve di Cento, è alle ore 17 nella Piazza della Rocca, per una mezz'ora di protesta, tanto il questore di Ferrara ha concesso, per manifestare nel rispetto delle norme di prevenzione del virus, il tutto sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine affinché tutto proceda secondo le norme di sicurezza. I temi toccati sono tanti dalle due rappresentanti delle categorie presenti, Pamela Cavicchi per i parrucchieri, che ha evidenziato il problema dell'abusivismo, e Cristina Fortini per gli estetisti, evidenzia che anche a costo di tanti sacrifici i saloni di bellezza si stanno attrezzando per rispettare i protocolli sanitari e per aprire. Sottolineo poi all'unisono Pamela. Buongiorno a tutti, ci siamo radunati qui in Piazza del Guercino a Cento. Rappresentiamo parrucchieri ed estetisti della zona della provincia di Ferrara di Bologna e siamo qui per chiedere alle istituzioni di poterci dare la possibilità di riaprire prima del tempo previsto, dandoci naturalmente i presidi obbligatori che dovremo adottare all'interno delle nostre attività in modo e maniera da poter garantire la sicurezza a tutti quanti i nostri clienti. Purtroppo questo non sta avvenendo perché c'è tantissimo abusivismo, noi ci stanno bloccando a livello lavorativo, ma purtroppo sono in tanti quelli che vanno nelle case ad eseguire il nostro lavoro. E quindi per questo chiediamo uno stop all'abusivismo e alla possibilità di divulgare ancora di più il Covid-19, apposta perché andando nelle case questo non garantisce una sicurezza per tutti quanti. In più chiediamo che ci vengano dati degli aiuti a fondo perduto, che magari possono essere valutati anche per un discorso di attività, quelli che possono essere i costi, perché non tutti abbiamo le stesse realtà e quindi non chiediamo tutti che ci vengano dati gli stessi contributi, ma magari che vengano valutate in corso d'opera per ogni singolo individuo. No, oltre ad aver visto persone che sono in giro naturalmente con i capelli in ordine, abbiamo riscontrato a livello di pubblicità volantini con tanto di pressario, numeri di telefono e nomi di persone, e ci siamo rivolti alle autorità competenti e ci è stato detto che purtroppo, essendo persone che non hanno una partita IVA, non è possibile poterle controllare e di conseguenza multarle. Però che se a differenza avessimo saputo di un nostro collega con un'attività che eseguiva il lavoro in casa dalla gente, allora a quel punto l'avremmo potuto denunciare perché era rintracciabile. Quindi non troviamo corretto neanche questo, che ci possa essere una differenza da chi ha una partita IVA e in questo momento che comunque sostiene dei costi, nonostante che siamo chiusi da tempo, perché gli affitti ci sono, i mutui ci sono, le spese per le gestioni, per i dipendenti, perché ci siamo ritrovati anche a dover anticipare quelli che erano gli stipendi con le casse integrazioni perché non sono ancora arrivati,
e di conseguenza abbiamo dovuto sostenere da tanto tempo che siamo chiusi dei costi a tuttora effettivi. E non c'è stato riconosciuto nulla, cioè 600 euro per poter mandare avanti delle attività chiuse mi sembra veramente una cifra molto ridicola, e soprattutto perché i finanziamenti che hanno dato possibilità di ottenere tramite le banche con quei famosi 25.000 euro, che poi era il 25% di quello che erano i nostri fatturati, a oggi a chi ha fatto la richiesta dopo un mese non sono ancora arrivati e sono comunque tassati, quindi più di così cosa dobbiamo fare? Cioè, noi vogliamo ripartire e vorremmo che ci venisse data questa possibilità, e ripeto, in tempi brevi, non dal 1° di giugno, ma soprattutto con dei presidi da domani, in modo e maniera che noi possiamo mettere in sicurezza le nostre attività per poter ripartire. No, infatti nel momento in cui ci vengono dati naturalmente dei presidi che sono obbligatori, che i costi di questi non vadano a ricadere né sulle attività ma neanche sul cliente finale, che comunque dallo Stato ci venga riconosciuta un qualcosa, un aiuto per poter acquistare questi presidi che saranno comunque obbligatori, perché questo è un dato di fatto, cioè non ci sono alternative. Come vedete siamo tutti con la mascherina e con i guanti, non ci possono essere contatti. Noi bene o male nel nostro lavoro eseguiamo, siamo dietro al cliente, di fianco. È vero che magari può essere un po' più rischioso per l'estetica, perché magari può avere dei lavori che a differenza del nostro sono più contatto ancora con il cliente. Però insomma, voglio dire, alla fine penso che ci possa essere la possibilità per tutti in una qualche maniera di poter ripartire. E se andiamo avanti ancora così rischiamo veramente di dover chiudere, perché purtroppo dovendo sostenere di nuovo dei costi e non avendo dei tempi brevi per la partenza, ma qui parlo non solo da parte nostra parrucchieri e estetisti, ma ci sono anche i ristoratori, i baristi, ci sono tante le attività che vogliono ripartire per poter far fronte a questo problema, che poi non sarà più solo il Covid-19, ma diventa anche un problema economico che si riverserà su tutta l'Italia, e sociale anche, sì. 35.000 centri estetici attualmente chiusi, creiamo un fatturato annuo di 5 miliardi di euro. In questo momento noi siamo chiusi, tantissimi da noi non riusciranno a ripartire il 1° giugno, perché tante realtà sono state messe in ginocchio. Attualmente abbiamo 450.000 abusivi che stanno lavorando senza nessun tipo di... Quello che vorrei ricordare io è che abbiamo una legge, la numero 81 del 2008, ben articolata, che ci tutela sia noi che la nostra clientela. Parla già di 130 virus, di un'ottantina di batteri all'articolo 10, e parla già anche del coronavirus, non del Covid-19, ma della famiglia di quel virus. Quindi noi abbiamo già tutto quello che ci può permettere di riaprire in completa sicurezza, dai dispositivi come la mascherina e i guanti, sterilizzazione, pulizie. Direi che siamo sul pezzo. In più attendiamo direttive per quel che ci riguarda, il prendere appuntamento via telefono o sui social non è una novità. Non è una novità far entrare per appuntamento e lavorare singolarmente sulla persona, cioè non creare nessun tipo di problema. Anche perché, come ripetiamo, nel momento in cui noi siamo chiuse, 450.000 abusivi stanno continuando ad andare di casa in casa, senza nessun controllo. Zona, intendi? Emilia Romagna? Arriviamo a 150 totale. E perché tutte le attività che verranno messe in ginocchio da questa chiusura forzata, da questa mancanza di aiuti immediati da parte dello Stato, ovviamente farà sì che tante famiglie si ritroveranno a casa senza lavoro. Questo sarà veramente un grosso problema da affrontare poi nei mesi futuri. Vogliamo ricordare che le nostre dipendenti, per cui è stata chiesta la cassa integrazione, ad oggi non hanno preso ancora un euro, zero totale. All'altra della manifestazione è presente anche la direttrice dell'associazione di categoria degli artigiani della piccola e media impresa, CNA, Annalita Botti, alla cui associazione tante aziende del settore in questione sono aderenti. Sentiamo un commento in esclusiva. È
Una cosa che abbiamo assolutamente voluto, in quanto questa categoria è stata ingiustamente esclusa dalla possibilità di apertura. Categorie che sempre nel loro lavoro hanno mantenuto condizioni di sicurezza e di igiene nei loro clienti, per cui è un tipo di esclusione che non aveva motivo di essere. Ora soprattutto in quanto in questi mesi si è sviluppato molto abusivismo, per cui molte persone hanno potuto andare, o meglio, hanno deciso di andare dai loro clienti per farsi fare le prestazioni che solitamente facevano nel salone. Quindi questo ha portato un enorme danno, un po' perché ha sviato la clientela e un po' perché ha reso loro più deboli. Quindi noi ci auspichiamo assolutamente che queste due categorie possano riaprire il 18 di maggio. Il protocollo speriamo che venga pubblicato il prima possibile, in modo tale che loro fin dal primo giorno possano utilizzare i dispositivi di sicurezza. Ecco, diciamo così, i vostri associati, diciamo, questa categoria ha comunque bisogno di ripartire al più presto possibile e avere anche meno burocrazia, perché da quello che abbiamo capito anche la burocrazia è un po' che taglia un po' le gambe, diciamo così, come ripartenza, anche per accedere ai finanziamenti. Assolutamente, assolutamente. Solo in questi ultimissimi giorni stiamo vedendo che qualche pochissima impresa sta incominciando a ricevere delle risposte dal fondo di garanzia. Però anche questi, almeno un'altra settimana, 10 giorni o addirittura 15, dovranno attendere per ottenere i finanziamenti. Per cui la cosa che si può auspicare è che ci sia assoluta snellezza in tutti questi tipi di adempimenti, anche perché le categorie si trovano veramente in grossa difficoltà, per cui c'è assoluta bisogno di che venga messa liquidità. Poi purtroppo stiamo ancora parlando di finanziamenti, quando in realtà dovrebbero essere concessi contributi a fondo perduto, cosa a cui CNA sta lavorando. Chiudiamo con il sindaco di Cento, Toselli, il quale ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale per il settore in crisi, illustrando i provvedimenti contenuti nel decreto comunale che impegna risorse finanziarie in aiuti per circa 1.250.000 euro. Beh, allora, dicevo che ovviamente condivido quella che è la battaglia, anche appunto comunque anche il senso di abbandono da parte di una categoria che è appunto la categoria dei parrucchieri, del centro estetici, estetisti, e quindi ci auguriamo e credo di poter dire che, anche avendo sentito anche la regione proprio in questi giorni, crediamo insomma che il 18 si possa partire intanto. Quindi questo, incrociamo le dita, però insomma la volontà anche della nostra regione è quella, insomma quella di riuscire il 18 a far ripartire tutti, ovviamente guardando in questi giorni gli eventuali contagi, che speriamo che non ci siano. Però la volontà è quella di riuscire a riaprire, perché bisogna ridare lavoro, perché finché non si riapre chiaramente il problema economico c'è ed è reale. No, il 18. Ah, lo dicono nel senso che secondo me nei prossimi giorni uscirà anche il protocollo, perché dovrà esserci questo protocollo, e quindi sicuramente non è come, almeno mi auguro che non sia come le conferenze stampa degli ultimi secondi, ma mi auguro, essendoci anche un protocollo, quindi anche voi avete bisogno di qualche giorno per organizzarvi. Sì, sì, è possibile. Speriamo non sabato sera la conferenza per il 18, ma magari martedì, mercoledì. No, però io credo che in questo caso debba per forza l'annuncio arrivare un pochino prima, perché altrimenti voi non siete in grado di organizzarvi. Quindi sicuramente è importante il lavoro. L'altro aspetto, dicevo, ero al telefono adesso, non so rispetto a quale impresa, diciamo, a quale parrucchiera, però ricevo anch'io come sindaco molti dipendenti vostri che ovviamente mi fanno presente che rispetto all'INPS, rispetto alla cassa integrazione, non è arrivato nulla, e quindi oggettivamente dopo 2 mesi e mezzo sono in grande difficoltà, proprio anche di economica, quindi
quindi anche questo è un tema che purtroppo è un grande disagio che c'è sul territorio. Allora, noi la cosa che vi posso dire è che, allora, noi come, ovviamente quello che può fare il comune non è quello che può fare il governo, perché il governo ha delle leve importanti. Quello che faremo noi, e ve lo dico perché proprio stamattina abbiamo chiuso anche con gli uffici, martedì proveremo una delibera di giunta, anche in accordo con il ragionamento che abbiamo fatto in commissione consiliare, dove per un determinato numero di categorie, quindi voi vi abbiamo già inserito insieme ai negozi, insieme ovviamente parrucchieri, estetisti, agenzie viaggi anche, perché anche quelle sono un'altra stese, daremo un contributo a fondo perduto di 600 euro come comune. Quindi ognuno di voi, ogni vostra impresa avrà 600 euro come comune, un piccolo contributo a fondo perduto, ma questo ovvio che non vi cambierà la vita, perché lo so benissimo che non vi cambierà la vita, no, lo premetto perché non voglio che dopo non vi cambierà la vita, perché 600 euro non vi cambiano la vita. Però il ragionamento era quello di dare un segnale: voi avete sempre pagato tasse, il comune, per una volta ho ritenuto giusto che fosse il comune a dare qualcosa a voi, anche in termini di aiuto. E quindi questo era la prima cosa. E dopodiché, quello che mi auguro, anche come sindaco, l'abbiamo scritto, ma un po' l'ANCI lo chiede, comunque speriamo che in questo decreto che dovrebbe uscire in questi giorni da parte del governo ci sia anche un aiuto economico anche per ripartire, cioè un po' di liquidità, cioè non basta dare i prestiti, andare in banca, cioè il prestito è un prestito che dopo va restituito, bisogna dare invece una liquidità che serva a queste attività che comunque hanno già pagato magari i fornitori, sono stati chiusi, oggi cominciano da zero. E quindi credo che sia questo doveroso da parte del governo, e questo è un po' il gesto che abbiamo voluto dare noi, è chiediamo al governo questo, bisogna che il comune lo faccia anche lui, insomma, nella propria parte. E quindi insomma io esattamente non ho problemi a dirvi che anche su questa cosa come sindaco firmerò tutte le ordinanze che vanno nella direzione di darvi tutta la flessibilità, che probabilmente anche voi avrete probabilmente una, dovrete avere una flessibilità particolare, perché può essere che nei protocolli, se oggi entravano 4 persone, magari dovete fare una fascia oraria che non so, dalle 7 alle 22 anche, magari dovremmo imparare nei prossimi mesi magari a venirci a tagliare i capelli alle 10 di sera, quindi questo sicuramente da questo punto di vista anche le vostre associazioni di categoria che abbiamo incontrato, quindi CNA, Confartigianato, ci avevano già richiesto. E quindi anche su questo assolutamente siamo in linea, lo faremo, perché insomma ovviamente dobbiamo agevolare voi e tutte le persone come me che da qualche mese che hanno bisogno di tagliarsi i capelli. E quindi niente, quindi io non vi dico che avete fatto bene. Perfetto, l'altro tema che purtroppo, ed è il motivo per cui bisogna che riaprite presto, perché questo è l'altro tema, cioè, già l'abusivismo c'era prima, perché ormai anni e anni che anche le associazioni si fanno le battaglie contro chi va, magari chi si licenzia dai saloni di parrucchiere e poi dopo va a lavorare in casa senza, portando via i clienti che più delle volte possono essere già, quindi questo è chiaro che il fatto di prima si riapre, prima si chiude anche questa, perché effettivamente il sentore che c'è, insomma, questo abusivismo c'è, quindi l'abusivismo va combattuto. E quindi bisogna. Lavorate sempre voi per me, voi lavorate sempre, non è un problema. No. Io addirittura avevo detto che se c'era qualcuno con le forbici mi facevo tagliare i capelli qua. Ma siete venuti sprovvisti di forbici, questo. No, me l'ha battuta, no, perché adesso è una battuta perché altrimenti non l'avrei rispettato io, e quindi no, voglio, ne approfitto perché voglio comunque ringraziare, perché credo che sia giusto ringraziare anche il questore, perché che ha permesso secondo me questa vostra manifestazione giusta, perché comunque è giusta anche in un momento in cui effettivamente
certe norme erano abbastanza restrittive, quindi l'ha permesso perché? Perché siete persone che rispettate le regole, perché anche venendo qua al Flash Mob l'avete proprio organizzato secondo appunto la richiesta, le autorizzazioni, quindi io vi devo sempre fare solo i complimenti e mi raccomando che ce la facciamo, va bene? Grazie. Amici, a questo punto noi ci auguriamo che tutto questo sia ascoltato dagli amministratori pubblici di tutti i livelli, perché c'è il rischio fondato che tante di queste aziende, non solamente Centesi, ma su tutto il territorio nazionale, nonostante gli sforzi, non riescono poi ad aprire.